Benvenuti a Vegas to Italy, la striscia quotidiana che vi racconta l'avventura dell'Italia del poker alle World Series. Oggi, giornata numero 18 del nostro viaggio, la 40esima delle WSOP 2013, vi parleremo del primo posto che quasi tutti visitano a Las Vegas, il McCarran International Airport, del brusco risveglio da un sogno vissuto da Antonio Buonanno nell'evento 57, di come si possono scaldare i motori in vista del main event in partenza domani. Ma subito, copertina dedicata a qualcosa che potrebbe tornarvi utile qualora anche voi, un giorno, doveste decidere di venire a Las Vegas. Riforme di Barack Obama o no, il sistema sanitario americano è molto differente dal nostro. Qui, se non hai un'assicurazione sanitaria, quando finisci in ospedale devi sostanzialmente pagare sull'unghia come si trattasse di un esercizio commerciale qualsiasi. Sulle disuguaglianze sociali che una politica del genere possa indurre, glissiamo, è tema troppo tosto per noi. Su cosa sia consigliabile fare da italiani per preparare un viaggio negli Stati Uniti, possiamo invece dirvi molto. Anzi, facciamolo dire ad Alessandro Pastura, che in questa campagna WSOP, ai lui, ha avuto modo di conoscere da vicino il sistema sanitario americano. Per fortuna sono una persona provvidente, visto che ho una polizza assicurativa che copre sia me stesso che i miei cari, la mia famiglia, per quanto riguarda le spese sanitarie sia in Italia che all'estero, insomma. Altrimenti queste World Series sarebbero state da ricordare non tanto per i Zorin Demoni, ma per il salasso al Valley Hospital. Infatti, per fortuna, l'assicurazione al mio rientro a casa coprirà le spese che ho dovuto anticipare. Il mio consiglio è per tutti i ragazzi che si muovono sia per giocare a poker che per vacanze in questo splendido paese è di pensare di fare un'assicurazione che copre tutte le spese mediche, perché purtroppo non siamo né immortali e neanche indistruttibili e l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Devo dire sinceramente che questo mese passato a Las Vegas fino adesso non è stato sicuramente uno dei periodi più fortunati della mia vita, tra imprevisti vari, un po' di sfortuna ai tavoli da giochi e soprattutto i calcoli a rene che mi hanno costretto a un ricovero d'urgenza all'ospedale, al Valley Hospital. Per fortuna le cose adesso sono risolte, non sto ancora benissimo, ma stringo i denti perché a brevissimo ci sarà il main event, il torneo più importante dell'anno, e quindi assolutamente non voglio mancare, anche se pur con qualche dolorino, insomma. Il main event ormai è dietro l'angolo, manca un solo giorno al via. Il Rio quindi si sta sempre più animando, con migliaia di persone desiderose di tentare lo shot della vita o anche solo di conoscere i grandi campioni, magari scherzando pure con loro. Che avete visto finire in acqua a scopi benefici erano Gavin Smith e due boss delle WSOP, Jack Heffel e Ty Stewart.
Gavin Smith a parte, loro il main event non lo giocheranno, saranno impegnati a dirigerlo. Ci sarà invece Carla Solinas, che twitta quindi con noi a proposito della strada di avvicinamento a The Big One. Hashtag at Vegas, tocca a te Carla! Hashtag Cash Game. Questa trasferta di Las Vegas per me comincia con del cash, che quindi torno un pochino alle mie origini, in quanto preferisco prendermi un periodo di relax prima di affrontare il main, quindi ambientarmi in questo modo. Giocherò la 1-3 e la 2-5, che sono tavoli in cui si vedono molti pochi reg, e quindi la partita è veramente molto facile, per me manna, perché insomma una partita con un rake così basso in Europa, o comunque in Francia o in Italia dove giochiamo noi, non la trovo, e un'offerta così vasta 24 su 24 direi che non si può assolutamente perdere. Il mio modo di affrontare la partita varierà a seconda del tavolo a cui approccerò, e quindi a seconda se sarà più o meno aggressivo mi adatterò di conseguenza. Solitamente in questi tavoli qua non è che si riscontrano tavoli molto loose, anzi in America noto che invece siano molto passivi i giocatori, per lo più a questi limiti bassi, e quindi insomma penso di giocare il mio gioco che faccio di solito, insomma. Niente da fare. Antonio Buonanno ci aveva dato l'impressione di poterci far rivivere le emozioni della scorsa estate, quando raccontammo del braccialetto vinto da Rocco Palumbo qui a Las Vegas. Invece il tavolo finale dell'evento 57 ha visto Antonio finire quarto, vittima del fortissimo inglese Matt Perrins, che poi questo evento lo ha vinto per la gioia di decine di tifosi inglesi urlanti. Il rimpianto c'è sempre, il rimpianto di non arrivare primi, ma almeno arrivare secondo, perché gli altri due giocatori erano abbastanza alla mia portata. Matt Perrins forse era un gradino superiore, però sai, ho giocato per i massimi e l'ultimo colpo lui resa da bottone, io da grande buio con asso donna rireso a 3,60, lui mi manda all in, io asso donna collo per 2 milioni. Ho trovato asso K, ho trovato il massimo e sono uscito. Giocherei ancora così perché è il mio modo di giocare, di vedere il poker. Sono contento, forse è meglio che vincono i giovani perché lo fanno per lavoro. Non sapevo manco che le carte venissero mostrate in diretta stream, perciò non mi sono fatto condizionare. Giocherò il main event, mi riposerò qualche giorno, penso che giocherò il day 1C. Il 98% dei turisti che arrivano a Las Vegas ci arrivano via aereo. Logico quindi che il primo ricordo che tutti hanno di questa città siano le luci di Sin City viste dall'alto. In Maxima Vegas andiamo a scoprire perché al Pesca, se gli parliamo del McCarran Airport, venga invece in mente qualcosa di diverso. È proprio sopra di noi perché il McCarran Airport è nel mezzo di Las Vegas, quindi a terra, a fianco alla Strip, ed è una sensazione bellissima soprattutto di notte con tutte le luci della Strip arrivare e atterrare nel mezzo di Las Vegas. Io non me lo ricordo quando, come tutti, quando arrivano vedi le luci, no, perché stavo malissimo in aereo la prima volta che sono venuto qua, quindi non mi ricordo quella parte. Mi ricordo però che quando dovevo andare via, ovviamente da giocatore ho giocato tutta la notte, quando sono arrivato all'aeroporto non riuscivo nemmeno a stare sveglio. Una volta che ho fatto il check-in mi sono seduto sulla sedia davanti al gate, e cosa è successo? Mi sono addormentato. A un certo punto, mezz'ora dopo, mi sveglio, non c'è più nessuno intorno a me, chiedo e mi dicono no, l'aereo è partito. Ho detto, ma ero lì vicino al gate, non avete pensato di svegliarmi
niente, non mi hanno svegliato, sono rimasto qua. E poi in quei due giorni che rimasi qui extra a Las Vegas, riuscii a trovare un posto dove andare a scuola di croupier e di conseguenza prendere la mia decisione di spostarmi e definitivamente venire a vivere a Las Vegas in Nevada. Anche per oggi è tutto, amici di Vegas to Italy. Appuntamento a domani per presentarvi la prima delle giornate inaugurali di The Big One, il main event. See you tomorrow, guys!